Buongiorno a tutti da Hunter Selva, da Michele Galoppini e dal suo collega Giulio Gasparin che per Sportface sono qui in questa località altoatesina per la Coppa del Mondo di Biathlon. Ieri vi abbiamo intrattenuto con le parole delle azzurre che hanno parlato dopo il loro primo allenamento ufficiale ed oggi passiamo invece alla squadra azzurra al maschile con Dominic Windisch, Luca Sofer e Thomas Bormolini in attesa che si possa correre la gara femminile, l'individuale, la seconda della stagione. Con Dominic Windisch, che è padrone di casa poiché è nato in questa terra, non abbiamo potuto che cominciare con una domanda sulle pressioni. Se, da migliore italiano di questa stagione, sente appunto la pressione di una gara in casa. Meno la pressione, più lo stress. Perché la pressione è quello che ti fai te lo stesso. Io non mi aspetto niente, io voglio godermi queste gare. Sono anche stracontento di poter fare la massa, che quindi non è solo l'individuale, è anche la massa. E poi sì, un po' lo stress, hai tante interviste, tutto, cioè è bello perché anche soprattutto a noi. Come abbiamo già accennato nel podcast precedente, oggi il poligono di tiro era abbastanza difficile a causa del vento, ma il vento non è l'unico problema che si pone di fronte agli atleti al poligono di Anterselva, come ci spiega proprio Dominic. Ho visto che faccio fatica perché ormai, anche se siamo abituati a allenarci qua, alla fine abbiamo fatto 2 mesi quasi con un'altitudine più bassa e quindi anche per noi qua senti la differenza sul respiro, che ti manca l'aria. E infatti, come ho detto prima, l'arrivo al poligono qua è molto difficile perché arrivi di una lunga discesa, poi quella salitina piccola, che sembra veramente piccola, vai su un po' saltando, poi ti alzi o ti salgono i battiti, arrivi proprio al poligono che hai i battiti su come sì, quasi a tutta, e poi è difficile. Essendo di casa, la pista di Anterselva per Dominic non ha più segreti perché ci si è allenato tantissime volte, eppure per lui questo non è un grandissimo vantaggio nei confronti dei suoi avversari. Poco, no, perché alla fine noi ci alleniamo qua d'estate, che la pista è un po' diversa. E d'inverno siamo o al nord o in Coppa del Mondo, e quindi noi ci alleniamo qua solo a Natale, su neve, e lì la pista, come in Coppa, quasi quasi è chiusa. E quindi la pista ci sta, però l'arrivo al poligono è talmente diverso di tutto l'anno che non hai tanti... Così c'è tante possibilità, sì, di provarla. Anche Luca Sofer è entusiasta di gareggiare in casa, ma per lui poter gareggiare su una pista che conosce a memoria potrebbe dargli qualche piccolo vantaggio. Ma è sempre bellissimo tornare a casa perché chiaramente noi ci alleniamo tutto l'anno qui e per noi è sempre speciale tornare. Poi la neve perfetta è così, cosa vuoi di più? Un Luca Sofer in netto miglioramento nelle ultime gare, soprattutto al poligono, dove domani deve dare il meglio di sé, poiché nell'individuale ogni errore corrisponde a 1 minuto di penalità. Beh, di sicuro nell'individuale conta sempre solo il tiro alla fine, perché l'importante è di riuscire a farlo zero. Adesso il vento dovrebbe calare, ho visto un po' previsioni per le giornate prossime e sembra che dovrebbe calare. Speriamo, perché sennò quanta selva è sempre difficile, perché entra abbastanza cattivo e lavora sul corpo, per quello vediamo domani. Oltre che al poligono, anche sugli sci Luca Sofer sta migliorando sempre di più nelle ultime gare di Coppa del Mondo e fisicamente si sente alla grande. No, fisicamente sono al posto adesso, diciamo, adesso mi sento sempre meglio e secondo me la preparazione era quella giusta verso il mondiale Hochfilz. Speriamo di togliere un po' la sfiga sul tiro che sta capitando al momento ogni tanto, e poi sono sicuro anche tranquillo che esce fuori un bel risultato. Quindi. Infine siamo riusciti a bloccare anche Thomas Bormolini, particolarmente infreddolito da una giornata che oggi sugli sci è particolarmente rigida anche a causa del vento. Il Livignasco è particolarmente entusiasta delle condizioni della pista e del sole che risplende su Anterselva e spera domani di dare il suo meglio al poligono. Ma no, beh, il sole è sempre bello. Scalda bene la temperatura, il clima, il vento c'è per tutti, quindi va bene lo stesso. Speriamo di fare 4 belle serie e dare il massimo in pista.
Dopo le parole degli azzurri, io e Giulio Gasparini vi diamo l'appuntamento ai prossimi podcast e ricordatevi di non perdervi tutto ciò che condivideremo sui nostri social di Sportface, quindi su Twitter, su Facebook, ma anche su Instagram tramite le nuove storie di Instagram. E mi raccomando, non perdetevi inoltre la gara che si terrà oggi alle 14.15 per quanto riguarda l'individuale femminile. 4 poligoni, una grada di 15 km con un errore che corrisponde a 1 minuto di penalità.